Il colore essenziale, nero, bianco e un rosso molto particolare. Dipinge il suo mondo e le sue emozioni la fiorentina Rosella Longinotti. Elegante, raffinata e piena di vita, Rosella mette nelle sue creazioni la propria anima. Sono sempre stata attratta e appagata dall'estetica. E questo è stato in tutta la vita una fonte enorme di aiuto, perché quando le cose non mi rispecchiano, non mi piacciono, non mi emozionano, mi rifugio in un mondo appagante per me, e in questo l'estetica è di aiuto. Però devo dire che è stata una valvola enorme di salvezza e anche di gratificazione, e anche la benedico di un'espressione nuova di noi stessi. Non chiamateli solo dipinti, perché in realtà sono opere che parlano di geometrie e materia. Amante del bello e del vivere in ambiente accogliente e di buon gusto, Rosella ha sempre amato il campo dell'arredamento di interni. Ho fatto ovviamente la moglie, ho fatto per 40 anni la mamma, e poi sono successe 5 anni fa degli eventi che mi hanno messo in discussione. Cioè, ho sentito dentro di me la volontà di dire, beh, ma che cosa ho fatto finora? Dopo un periodo difficile ha deciso un po' per gioco di riscoprire il piacere dell'arte e della creazione. Da qui la sua prima opera, Terra Bruciata, che ha dato vita poi ad una serie di capolavori. È come se questa terra bruciata fosse un'espressione di quello che sentivo dentro di me. E infatti è un quadro nero, ho espresso quello che era il mio amore per il nero. Il mio amore per una certa forma di espressione, e soprattutto riprendeva quello che sentivo dentro. Perché, come dice lei, per essere artisti non c'è età. Under my skin.